Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Antonio, ti chiedo, stando alla prima preoccupazione di Ritanna, no? Ritanna dice: da una parte sono preoccupata per le azioni di governo di destra, dall'altra parte sono preoccupata perché non vedo un'alternativa che si sia messa davvero in discussione e che comunque sia in grado di fare una proposta. Teniamoci sulla prima parte del ragionamento, le politiche di destra. Questa affermazione si porta dietro una domanda: ma che margine di manovra avrà la Meloni rispetto alle politiche che potrà fare? Penso all'aspetto economico, penso al posizionamento in Russia, cioè rispetto alla guerra in Ucraina. Il risultato delle elezioni del 25 settembre non poteva essere più chiaro e più netto, nel senso che la Meloni si trova praticamente a gestire quasi tutto il campo che conta nel centrodestra, con un'opposizione ridotta come ridotta, spaccata in tre tronconi, e che non so se riuscirà a concordare un'azione di opposizione, perché sarebbe interessante capire in che modo. Quindi la Meloni in questo momento è nelle condizioni migliori per governare il paese. La domanda è cosa farà, ovviamente, ma ci sono delle scadenze inevitabili. La prima scadenza riguarda il bilancio dello Stato, cioè lei dovrà o d'accordo con il suo predecessore Draghi o in disaccordo, vedremo come, dare delle indicazioni che servono soprattutto agli italiani per capire che cosa chiederà al nostro paese e per fare cosa. Poi ovviamente c'è anche molto importante l'altro aspetto, quello europeo. È stato ricordato da Gentiloni proprio oggi che sta arrivando un'altra tranche di miliardi, credo 21 miliardi, e poi dopo però il governo dovrà dare delle garanzie per ottenere gli altri soldi. Ma veniamo alla legge di bilancio. Oggi il Sole 24 Ore dice che occorrono 40 miliardi per intervenire sulle emergenze, no? Sì. Che noi definiamo in maniera sbrigativa le bollette, per capirci. Dove li trova questi soldi? Allora, perché lei in campagna elettorale ha ribadito che ne dicesse Salvini che non si fa sforamento di bilancio. Sì, non si fa sforamento di bilancio, ma uno degli elementi della campagna elettorale della Meloni è stata l'opposizione al reddito di cittadinanza. Non a tutti il reddito di cittadinanza, ma è evidente che una parte di quei soldi lei li prenderà lì. E adesso non ridete, ma insomma la mamma della Meloni, sì, leggiamo anche questo, no? Ha detto, credo che qualcosa abbia orecchiato a casa, ha detto che è uno scandalo che il reddito di cittadinanza venga dato ai diciottenni che possono trovarsi facilmente un lavoro, mentre per tutte le fasce disagiate, eccetera, è chiaro che dovrà continuare. Allora, io sono molto curioso, penso anche Ritanna, di capire come verrà declinato questo taglio, questa riforma del reddito di cittadinanza. E lì vedremo all'opera il governo della destra. Ho citato soltanto un caso per dire che mentre ci occupiamo di tante cose anche importanti, i diritti, cosa farà la destra, eccetera, la signora Meloni in questo momento, che è una sgobbona, lo sappiamo, no? Starà studiando e starà cercando di capire come iniziare, da dove cominciare. E sta preparando qualche sorpresina. La sorpresina, va bene, tanto noi siamo qua tutti i giorni e daremo conto del fatto che la profezia di Padellaro un'agenzia con scritto sorpresina. Sorpresina. Comunque, Padellaro, secondo me...